stata la nostra scommessa. Noi l'abbiamo vinta, invitiamo davvero le altre società a seguire il nostro esempio, perché davvero sono spazi, sinceramente, anche perché poi a livello logistico sono fantastici, vicini all'autostrada, spazi belli, grandi, ben gestiti. Abbiamo trovato davvero la collaborazione dell'ente, ci hanno aiutato, quindi l'invito è davvero anche alle altre società. Di espanderlo società ad altre società sportive. Penso, non dubito sul fatto che sarebbero davvero aiutati. Questo il messaggio lanciato da Cesare Masina, dirigente del Circolo Pettorelli, intervenuto ieri sera a Zona Sport. Proprio la società di scherma piacentina ha organizzato nello spazio di Piacenza Expo lo scorso weekend i campionati regionali assoluti di scherma a squadre, evento che ha portato nella nostra città i migliori atleti dell'Emilia-Romagna. Ospite della trasmissione condotta dal giornalista Marcello Tassi, anche la giovane promessa del Pettorelli, Francesco Curatolo, recentemente messosi in luce al circuito europeo Under 23. Nel corso della puntata, che come ogni martedì si è concentrata sull'analisi dei match del weekend di pallavolo, pallacanestro e rugby, hanno fatto il loro ingresso in studio anche il mediano di apertura dei Lions Mathieu Guillemot, il dirigente della Bakery Basket Andrea Fanaletti e l'ala grande della Sigeco Basket Francesco Iedioa. Le repliche della puntata del martedì sono previste ogni mercoledì alle 9 e alle 21.30 e ogni giovedì alle 12. Zona Sport tornerà venerdì per il secondo appuntamento settimanale, sempre alle 20.30, con la presentazione degli eventi sportivi del fine settimana.